Buongiorno e buona domenica, bentrovati con la nostra rassegna stampa. Prima dei quotidiani guardiamo quali sono i numeri dell'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale sul... Coronavirus, numeri che analizziamo con la nostra grafica: 7 nuovi contagi su 493 tamponi defertati, tasso di positività all'1,4%, 0 ricoveri, 0 trasferimenti in terapia intensiva, c'è una dimissione da malattie infettive, 2 invece i decessi delle ultime. Ora si tratta di un uomo di 72 anni e di una donna di 67 entrambi di Campobasso. Il totale dei contagiati è di 142 in virtù di 13 nuovi guariti, 196.537 i tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza. Gli ospedalizzati al Cardarelli sono 11, 9 malattie infettive e 2 in terapia. Intensiva eh, 491 il totale delle vittime. Ed ora i quotidiani, iniziamo, iniziamo come sempre da primo piano Molise, l'apertura, il Molise riapre prima di tutti: stop al coprifuoco, da domani si entra nella fascia meno a rischio, pranzi e cene anche al chiuso, caffè al bancone e eh, ripartono piscine e centri benessere, ordinanza di Toma che recepisce le linee guida, necessario il Green Pass per le cerimonie. Il punto di vita iacobucci, sanità un disastro con precisi responsabili. A proposito di sanità, torna all'inferno, dice Primo Piano, livelli di assistenza crollati prima del Covid nel 2019, il punteggio di otto anni fa, Molise bocciato insieme alla sola eh, Calabria. E ancora sulla sanità, Santimoteo, nominato due mesi fa, il dottore Giovanni Serafini si dimette da direttore sanitario. Ed oggi è la giornata del sollievo, Mariano Flocco dell'Hospice di Larino, campione di umanità. Ad Agnone, la nostra Alessandra Mastronardi nei panni di Carla Fracci. A Filignano, abuso d'ufficio e turbativa d'asta. Il gip archivia Coia. Tempo galantuomo, ha detto l'ex eh, sindaco e presidente della provincia di Isernia. E a Isernia, verso le comunali. Forza Italia ieri è scesa in piazza il bollettino ieri un altro decesso ma la curva scende 142 contagiati mentre in taglio alto ci sono i richiami di sport domenica di riposo il rosso -blu, parliamo del campo basso in vetta anche per merito degli under l'Agnonese invece oggi recupera la sfida contro il Porto Sant'Elpidio l'obiettivo è quello di evitare l'ultimo posto per l'eccellenza... Lisernia in fila, il Tris, l'Alto Casertano di Misura sul Boiano. I quotidiani nazionali. Iniziamo da Il messaggero di eh, Roma. C'è l'intervista a eh, Sassoli, al Presidente dell'Euro. Parlamento David Sassoli che dice che servirà un altro recovery, ma i falchi sono un rischio, aiuterà a rilanciare il lavoro, il patto debito-PIL al 60% va ripensato, i paesi frugali cambino. Lo eh, schema. Poi ci sono le mosse di Biden, la nostra economia e la spinta degli USA ed ancora Italia in vacanza, cresce la voglia delle città d'arte. Il sondaggio: meno mare, più centri storici, matrimoni con il pass, anticorpi fino a eh, nove eh, mesi. Il giallo del cavo. Oh, Funivia accuse reciproche tra gli indagati, vedremo che anche altri quotidiani si occupano della vicenda. Il Messaggero in Taglio Centrale propone questa foto: notizia, il cimitero segreto dei bambini rubati, Canada sottratti alle famiglie indigene per diffondere il cattolicesimo. E poi Il Corriere della Sera, corsa verso le riaperture, questa. L'apertura, il titolo, coprifuoco, stop in tre eh, regioni, record di vaccinazioni, meno di 90 vittime per l'inizio dell'estate il paese in zona bianca. Speranza adesso si può programmare il eh, futuro. Ma eh, restiamo prudenti, lo dice Brusaferro, portavoce del Comitato tecnico, scientifico che aggiunge siamo in una fase di transizione e le aspettative sono buone ma appunto serve eh, prudenza. E poi eh, c'è la vignetta di Giannelli eh, verso un'Italia totalmente bianca con il eh, generale Figliolo che eh, toglie la mimetica, e, e infatti Draghi eh, dice a Speranza: non più la mimetica, solo biancheria. E poi la vicenda della Funivia in libertà: gestore e direttore, il terzo invece è agli arresti, accuse incrociate negli interrogatori. Un altro femminicidio, colpita per strada. Roma aveva 40 anni, preso il eh, suo. Eh, ex in taglio centrale c'è la foto dell'addio a Carla Fracci, fiori bianchi e traviata da bagnato a bolle il mondo della danza a Milano, l'abbraccio della folla a Milano per Carla Fracci accompagnata dalle note della traviata fuori dalla chiesa di San Marco. La Repubblica, l'estate della ripresa, questo il titolo di apertura l'uscita dall'emergenza Confindustria. Prevede un PIL in crescita e più occupati migliora anche l'indice di fiducia degli italiani. Intervista al Ministro Brunetta. Siamo alla vigilia di un nuovo boom economico. Andremo sopra il 5%, questa è la sua previsione. Allarme in Gran Bretagna, salgono i contagi, si teme la terza ondata. C'è l'editoriale di Eugenio Scalfari del fondatore di Repubblica, la grande avventura. Dell'umanità, mentre il direttore Maurizio Molinari parla della bussola di Draghi tra Biden e Macron e dunque riconosce grandi meriti al presidente del Consiglio. Innovazione Gianotti, la scienza è un mestiere per donne mentre in taglio centrale c'è questa bellissima foto, questo murale di Luana e le altre generazioni operaia, il ritratto di Luana D'Orazio morta sul lavoro a 22 anni. Il fatto quotidiano, c'è un virgolettato, eh, la svolta, l'indagine indagine punta anche all'evasione fiscale sulla funivia, migliaia di passeggeri in nero, tutti contro tutti, sicurezza, rimpallo delle colpe fra i tre arrestati, 30-50 mila biglietti non registrati, sospetti sulla ditta, malgrado i fondi eh, Covid. Dunque, questa è l'apertura eh, del fatto quotidiano. In taglio basso possiamo invece vedere un approfondimento sul Covid. Immuni il 20% di italiani al sicuro eh, rischiano in 4 milioni 100 morti al giorno paura per over 60 non vaccinati. Il sole 24 ore, il quotidiano politico, economico e finanziario di Confindustria, l'apertura sul sostegno bis, già 45 decreti attuativi, il cammino del DL dopo il sì al provvedimento servono molti interventi per avere misure operative, in lista d'attesa le regole sul fondo perduto per equativo, all'Italia e Ampal. E poi Confindustria risale il PIL, la manifattura è solida e c'è creazione di lavoro. Queste dunque le prospettive. Chiudiamo con la Gazzetta dello eh, Sport, in taglio alto c'è Caruso che commuove il giro e di Bernal, si parla ovviamente del giro d'Italia, mentre in taglio centrale c'è eh, l'Inter che coccola Lukaku avanti tutta, il belga è stato tranquillizzato, presto sentirà Inzaghi che ha blindato anche Brozovic e Barella. Per la fascia l'idea è Emerson royale mentre eh, addio ciala siamo sull'altra sponda casa milan allora il milan punta deciso su De Paul ed ancora festa Chelsea, delusione Pep il Chelsea ieri ha vinto la Champions battendo in finale 1-0 il Manchester City di Pep Guardiola e c'è anche un'intervista a Rabiot della Juventus che dice felice per Allegri Chelsea la Juve per lui c'è dunque l'intervista al campione francese che fino ad ora ha un po' deluso le aspettative bene, prima dei Saluti il palinzesto, cosa troverete? Oggi sulla nostra rete lo vediamo insieme, c'è alle 11 viva la musica con Gigione, alle 12.00 punto verde, alle 14.00 l'informazione, troverete proprio me, alle 16.00 la replica di Conto alla rovescia con Pasquale e Damiani, 19.30 ancora l'informazione, 21.00 punto verde. Bene, è tutto, grazie per averci scelto, buona domenica, arrivederci.